139 agriturismi controllati in tutto il territorio provinciale. La provincia di Padova ha presentato l'attività di vigilanza in materia agrituristica svolta in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato. Gli agriturismi sono il fiore all'occhiello del territorio padovano. Sono l'espressione della tipicità dei nostri prodotti, l'espressione della nostra terra e l'espressione della capacità che ha l'uomo padovano di trasformare i prodotti da terra e di renderli cibo di altissima qualità. Per cui la provincia ha avviato già l'anno scorso un'azione di formazione e informazione che è partita con alcuni seminari, alcuni incontri nei territori proprio per incontrare le aziende agrituristiche e per formarle su quello che era erano i contenuti della nuova legge regionale che era allora in approvazione. Oggi quella legge è approvata e per cui la provincia ha attuato una serie di controlli nel territorio che appunto non hanno l'obiettivo di punire o di incassare, ma hanno l'obiettivo di salvaguardare la tipicità del nostro territorio. Per cui di quei 139 agriturismi che sono stati appunto controllati, possiamo dire con onore e con orgoglio che il territorio padovano sa aver cura delle caratteristiche del proprio territorio, sa valorizzare il proprio territorio con alcuni aggiustamenti che sono necessari e sono doverosi, ma questo contribuirà ad un futuro migliore anche in materia di agriturismo. I controlli negli agriturismi rappresentano una parte dei controlli che noi facciamo nell'ambito della sicurezza agroalimentare. Sempre più il Corpo Forestale viene chiamato a intervenire per controllare queste illegalità nel campo della sicurezza agroalimentare. Gli agriturismi, nella loro particolarità, sono proprio l'anello finale di questa filiera corta, quindi è un po' un micromondo. Producono il prodotto, lo trasformano, insomma lo conservano, comunque lo somministrano, quindi dovrebbero conservare le tipicità, le specificità del territorio e in qualche modo anche dei fautori della biodiversità del territorio. Quindi hanno un ruolo molto importante. Ormai la sicurezza, le forme di sicurezza sono partecipate e condivise, quindi da una parte le forze dell'ordine, gli enti, le istituzioni preposte in energia, e quello sicuramente. Ecco. Dall'altra parte poi c'è sia i produttori, perché i produttori devono fare un salto culturale, capire che nella legalità diventa una forma anche di libertà e di sicurezza un po' per tutti, sia i consumatori che devono avere un ruolo attivo nel informarsi, fare delle scelte consapevole e esigere, controllare quello che chiedono, quello che mangiano.